Uno dei borghi più belli d'Italia si trasforma in un grande forno all'aperto, dal quale si sprigiona l'inconfondibile profumo di pizza. L'acquolina è garantita e l'allegria tipica delle grandi tavolate delle serate estive è servita. Tutto questo è Pizza Village, che stavolta ha portato a Ruffano, nella splendida Piazza Libertà, tutti i suoi sapori e la convivialità di un evento imperdibile. Nel cuore del Salento e in uno dei centri storici, dei borghi più belli che abbiamo nel Salento e che va visitato. E quando l'amministrazione di questo comune mi ha detto che voleva fare Pizza Village, non ho esitato un momento e devo dire di non aver sbagliato nulla, perché ho trovato collaborazione veramente fattiva. Dall'operaio all'amministrazione si sono dati tutti da fare affinché questo evento, come si può vedere, abbiamo iniziato appena da mezz'ora, i forni sono assaliti dalle persone, le panchine sono tutte piene, quindi penso che già a metà risultato lo abbiamo raggiunto. Sono già degli anni che lavoriamo in questo contesto del marketing territoriale, proprio per cercare di sviluppare l'idea di Ruffano. In realtà ci siamo riusciti. Ovviamente un evento come questo mancava e sono riuscita ad averlo qui a Ruffano, rubandolo ad altre piazze un po' più grandi. Ovviamente ho corteggiato l'organizzatore Carmine per un po' di tempo, però poi ci sono riuscita e spero di essere riuscita a soddisfare qualsiasi sua esigenza. Organizziamo questi eventi qui in Puglia già da diversi anni, siamo sempre ben accolti perché il nostro prodotto è un prodotto che piace non solo in Puglia ma in tutta Italia, anzi in tutto il mondo. La pizza napoletana è famosa in tutto il mondo. Siamo sempre ben accolti da dove andiamo, siamo stati 9 anni a Lecce, l'anno scorso a Marina di Mancaversa, quest'anno il primo anno a Ruffano, accolti benissimo. Qual è la particolarità della pizza salentina? La particolarità della pizza salentina è che abbiamo un prodotto che comunque ha una lievitazione lunga, anzi meglio una maturazione, si tende a fare un caratteristico prodotto a bordo basso che è molto grancioso, croccante e quindi tende ad essere anche un po' più gustoso al palato del cliente.